Sì, voto da 0 a 1 preferibilmente. Esatto, sto per dire stile Mnuz questo. Ok, qua al centro compare, ok. Anche dietro che si vede è molto bello. Qua c'è il kit medico nel caso in cui ti fai male, poi curati. Se cadi ti fai male. Guarda verso l'alto. Ciao a tutti ragazzi, io sono Suri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con una mappa dell'iscritto. Di nuovo porto questa serie che non porto da tanto tempo. Ma oltre alla mappa dell'iscritto abbiamo anche l'iscritto con noi. E è qua Dodo Endro. Ciao. Ciao e benvenuto nel mio canale. Grazie mille, è un onore. Ok, devi spiegarci tutta questa mappa qua. E dato che è in tema Redstone, vedrò di dare un voto a questa mappa qua alla fine. E ogni circuito vedere se mi piace, se non ti piace, ti darò magari anche qualche consiglio. Ok? Sì, voto da 0 a 1 preferibilmente. No. Vabbè, ci sono tanti cartelli, ma penso che ce le puoi dire a te a voce le cose, sì, che ci sono principali. Sì, sì, perderemo molto tempo. Allora, okay. Beh, questa è una casa che ho costruito io da zero. Mm-hmm. E l'ho progettata interamente, uh-huh. E poi ho trovato tutorial su circuiti che ho modificato, adattato, ah. E proprio per una vera e propria sopravvivenza. Sì, sì. E soltanto l'unica cosa che non si trova in sopravvivenza sono le teste che ho usato come arredo. Sì, sì, sì. E bene, niente, questo. Possiamo iniziare, quindi. Vedo già qua delle lampade, sì. Fatte con un anvil all'interno dell'item frame e poi un cartello sopra. Guardare più dettaglio, molto belle queste qua anche. Sì, sì, perché ho creato proprio un sistema di illuminazione notturno per tutta la casa, sia a interno che esterno. Mm-hmm, tutto che si accende in automatico di notte. Sì, sì, quasi già, tutto. Sì, già. No, anche qua sotto, sì, non mi ricordavo. Ah, ecco qua, sì. Ok, bello. Già la mappa è molto bella con questi banner qua, solo che è messa con il nord di là giustamente, quindi viene un po' storta. Sì, però... questa, ti dico la sincera verità, è l'ultima cosa che ho aggiunto perché per un tour è molto più comoda. Sì, si potrebbe fare magari tutta la mappa girata, se non riesco a girare la mappa, ok. Questo non lo so. Ah, sì, si sta girando qua sotto. Sì, si poteva fare la mappa girata tutta verso così e magari poi la ampliavi di lato. Questo si possa fare, no? Non saprei. Aspetta, vediamo di sistemarla, perché penso però ci sono due proprio... sì, ci sono dei punti un po' che non verrebbero presi. È un puzzle. Ok, è risolto. Perfetto, sei anche uno yacht, ho visto. Sì. Bene. Bene, allora, non perdiamoci in chiacchiere. Vai. E cominciamo. Allora, innanzitutto qua per chi lo gioca in single player, ho messo delle teste in giro per la mappa che ti aiutano per girare. Ovviamente le dovresti contare, però è facile. Ok, ok. Ok, va qui bene. Se tu hai attivato le particelle, sì? Io no, perché la mia connessione... Ok, no, vedo le parcelle con tutte le frecce bellissime. Forse okay. Ce ne sono troppe. Mi sa che so. Ne ho prese qualcuno, vabbè. Ok. Allora, va bene, cominciamo qua da sinistra, senza entrare porto, dentro. Porto, ingresso 3, ok. E qui c'è un orologio. Ah, ok. Non so se... Praticamente questo orologio ti segna l'ora esatta del gioco. Mm. Un'ora del gioco equivale a 50 secondi nella vita reale. Sì, sì, esatto. E l'orologio segna l'ora esatta del gioco. Ah, ok, quindi ogni 50 secondi switcha. Esatto. E sono 12 caselle ogni ora. Se vai a dormire si resetta e parte dalla linea rossa. Che e poi sono le 6 del mattino in teoria. Esatto. Di solito, sì. Ok. Beh, bello. L'ho deciso di metterlo là perché nel piazzale della casa comunque si vede e tu riesci a capire che ora del gioco è e quindi... No, adesso voglio vedere il circuito dietro. Ah, ok, è bello grande il circuito. Sì, sì. E il sistema che si autocalibra fa col daylight sensor? Eccolo qua, sì, perfetto, vedo un daylight sensor qua. Sì. Ok, questo vede esattamente quando sono le 6. Qua vedo un daylight sensor, che quando sia questa lampada è spenta, sia questo repeater è spento, tutto il segnale sarà spento e fa partire il sistema del auto reset. Molto, molto bello. Complimenti. È anche molto complicato da creare. Questo l'ho copiato perché non sarei in grado di rifarlo. Però l'ho adattato proprio a questo. Bene, proseguendo da questo lato. Sì. Qui c'è un ingresso barra uscita che non visiteremo proprio in questo momento. Quindi, ho letto dall'email dove mi avevi allegato il mondo. Ok, esatto. Porto. Poi qui c'è il porto, vabbè, in giro ci sono i banner proprio della mappa. Mm-hmm. E il porto, ovviamente, vedi, se va in giro... Bellissima questa porta qua, fatta con... Cioè, sembrano maniglie queste cose qua. Esatto, molto, molto sì. Belle. Sì. Molto bello questo dettaglio. Le uso molto perché sono molto moderne. Sì, 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 molto bello. Bene, questa è la hall del porto. Mm-hmm. Vedi, queste sono teste. Sì, però, sì, ad esempio, sì, okay. Ci sono bibite, diciamo i nomi, c'è il cocomero, anguria, c'è la macchinetta del caffè e qui c'è una cassa con dell'acqua. Ti chiederai perché? Perché qui c'è un dispenser d'acqua che praticamente sembrano tasto. Quelle delle fabbriche. Sì, 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 è il distributore quello industriale. Esatto, okay. Poi qui c'è un divanetto con i cuscini, sì. Con una televisione molto piccola.
Okay. Bene, poi andando per l'esterno ci sono queste lampade che non sono automatiche perché ho provato quest'altra tecnica. Sì, quello presso il plate rimane premuta sempre. Sì, con la nuova versione, sì. Mm-hmm. E va bene, andando verso di qua, se tu hai le particelle attive, sì. Se vai verso lo yacht, dovresti vedere una scia di bolle. Sì, vedo le bolle. Sì, okay, e sì, praticamente perfetto. Mi è successo che una squid saliva e scendeva dall'acqua perché era entrata nella colonna di bolle. Eh sì, infatti la vedo qua, fissa, se non una squid sì, intanto, incastrata. Sì. Ok. Vabbè, queste non ci sono meccanismi, è solo a scopo estetico. No, ma è bellissimo questo, cioè anche dall'alto, per... mi piace molto lo yacht fatto così, sì, anche sì. Dalla mappa è molto bello. L'ho preso da uno youtuber americano, però mm-hmm. Cambiato i colori, ho modificato alcune cose, l'arredamento l'ho fatto io, quindi... Bello, bello, mi piace, quello del cinema qua. Sì, sì, poi c'è una camera da letto, io non so che texture hai tu, io vedo la notte stellata. Ah, no, ok. Sì. Io vedo come... Sì, sì, sì. E qui okay. C'è un piccolo bagno, proprio una mm-hmm. cosa... C'è una cucinetta, giusto così. Sì. Poi qua sotto ci sarebbe, diciamo, il motore con i comandi. Ah, ok. Che c'è la luce che spara flash con i oh, bello bello sì. Ok, giusto per riempire no sopra. Bellissima questa cosa che simula effettivamente un qualcosa di meccanico, un qualcosa di industriale. Sì, mi perché piace. Comunque sotto i motori fanno sempre quelle luci particolari, quindi sì. Ok, andando verso sopra la sala comandi del capitano. Ok, sì, con la mappa e il navigatore. Sì, esatto, sì. Bello. Poi vabbè, l'esterno con gli ombrelloni, la classica. Qua c'è un ender chest che ho lasciato io. Ok, l'ombrellone è bello, con le stringhe presumo, sì, ok. Sì, ok, ecco, mi sei disconnesso. Aspettiamo. Cosa sarebbe? Un sì. Ombrellone chiuso? È sì, un ombrellone chiuso. Ok, sì. Infatti. Che al centro c'è il tappetino. Esatto, perfetto. Va bene, ok. Proseguiamo per indietro. Qua c'è una piccola chicca e praticamente... Premendo questo pulsante si abbassa e tu puoi entrare e uscire con la barca. Ah, con la barca. Ok. Sopra la barca. Sì, 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 sì. Esatto. E puoi richiuderlo, ovviamente non entra l'acqua nel circuito e puoi usarlo nell'acqua. Bello. Ok, poi andando alla sinistra della casa, senza sì, entrare, ci sono. C'è una zona molto boschiva. Molto anche dettagliata. Questo con è ispirato molto a Mniuzzo. Esatto, sto per dire stile Mniuzzo questo. Esatto, sì, sì, perché quando l'ho cominciato a seguire mi ha ispirato molto per una zona del genere. Ah, ok. E allora ci ho aggiunto una tenda, qua no. C'è il fuoco con sì, la sì, con gli armor stand, c'era. Sì, molto bella questa zona, tutto il verde, alberi così. Sì, vedi ad esempio le teste messe così, blocchetti di legno piccoli. Sì, la sì, 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 molto, molto, molto aggiungo molto dettaglio. Sì. E purtroppo non si possono ottenere ed è una bella cosa, potrebbero mettere dei micro block effettivi di ogni materiale o anche aggiuntivi, però con le teste si può fare. Ok, se premi questo sarebbe il famoso citofono delle case, come vedi c'è la telecamera che ti riprende. Sì, ok. Bello. Ok, bene, cosa penso? Questo pulsante invece apre la porta di concrete, bellissimo. Esatto, e si può tranquillamente richiudere. Ok, sto guardando sotto dove è il circuito. Ok, sì, perfetto. Sì, è lo stesso circuito che si usa anche per i gate dei cancelli, proprio per i castelli. Sì, praticamente sì, sì, la sì. Concrete alza le certo, stazionate e poi ti tira giù. Esatto, un qui garage. C'è la mia macchina che non avrò mai. Ok, bello. Con gli specchietti così ai lati anche col vetro. Qui c'è la piscina. Sì. Non c'è il trampolino perché è pericoloso. Ok. Quindi ci si può, si può far male. Sì. Qui c'è un barbecue che non è automatico. Purtroppo ci ho pensato dopo, ma volendo si può sempre aggiungere. Sì, sì, si può fare. Qua c'è una cassa che non serve a niente. Là ci volevo fare proprio il deposito della carne cotta. Cassa inutile. Sì. Ok. Qui c'è un tavolo dove si mangia quello appena cotto sul barbecue. Bello, bello. Un po' di qua, tipo le sedie sì. Sono piccole ma hanno comunque tanti dettagli, sia la light esatto. Frame che il cartello, molto molto bello così. Sì, si potrebbe aggiungere anche ad esempio una scala all'interno del light frame per dare ancora sì. Più dettaglio, vedi? Sì, 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 messa in esatto. E... Perfetto, perfetto. Sì. Molto, molto bello. E bene, allora, qui c'è l'ingresso per il porto sempre. Mm. Un piccolo magazzino, proprio piccolo, veramente molto piccolo. Piccolo dove okay. Sì, è presente una piccola farm di concrete. Sì, praticamente inserendo la concrete qui, sì. Si bagna in automatico e tu puoi metterne fino a 8 sì, sì, e sì, poi sì. Romperli tranquillamente. Ok. Questo... Qua infatti c'è la fila, si vedono anche i dropper di un altro circuito. Ok. Bene, poi qui... A sinistra c'è un piccolo sistema di smistamento che poi andremo a vedere dopo. Poi qui c'è una crafting table scomparsa. Dov'è?
e da questo pulsante compare proprio al centro della stanza. Ah, ok, qua. Ok, ok, non l'avevo visto, pensavo fosse qua nell'angolo. Sì. Ok, qua nel centro compare, male, ok. Sì. Sì, bello. Bene, ok, poi se fai, magari lo vuoi fare tu, rompi questa shulker. Prendo gli item. Sì, no, prendi proprio la shulker con tutti gli item. Posizionala sull'hopper. Però devo prenderla allora con i 5 item all'interno. Ok, prendo con control così che c'hai 5 smeraldi dentro. La metto qua. Sì. Ok, una volta che svuota. Adesso in automatico. Ok. E adesso se aspettiamo qualche secondo, sì, gli item finiranno direttamente qua dentro. All'interno di questo caso troverai il potere della shulker. Perfetto, stanno arrivando 4, 5. Ok, bello. Passiamo all'ingresso principale della casa. Anzi no, che cosa dico, la zona farm è importante. Che okay. Già una volta è stata dimenticata e c'è molto lavoro dietro. Bene, qua c'è un pulsante che si può cambiare con uno di legno per nascondere ancora di più. Ok, si va tu da ci sei, parte. Sei dietro di me. Sono già sceso io. Bene, a me ancora devi aprire il circuito. Ok. Bene, okay. Si può richiudere da dentro se in caso vuoi uscire da un'altra parte. Ah, ok. Va bene, chiuso. Qui c'è un'altra porta. Ok, e ci sono vari farm. Quindi vediamo un po'. Qua c'è la farm di grano, quella con i bone meal. Ok, il micro farm di melone, zucca, qua c'è cactus, canna da zucchero. Ok. Poi, andando per di qui, ci sono le farm di fiori e con... vabbè, bisogna soltanto attivare sì, la leva con il bone meal. Vengono raccolti direttamente i fiori da qua. Ah, ok. E vengono portati nello smistamento. Sì. Bello, bello. Cioè, in questo piccolo smistamento, non vanno in quello grosso giù. Sì, ho capito. Bello, poi volendo si può anche... si può sempre collegare il tutto. Poi, proseguendo per di qui, io non ti vedo purtroppo. Sono in M3. Sì, vai. Ah, arrivo. Ok, ora ti vedo. Stavo guardando il circuito dietro, stavo guardando. Sì, vai. Sì. Qua c'è una farm di poli, la classica, che droppano le uova. Sì. Poi la notte e il giorno arriva la lava che li brucia automaticamente. Ah, ok, ogni, diciamo, ciclo di giorno-notte fa, ok. Sì, sì. Qua invece c'è quello con le mucche, però sistema di soffocamento ogni 24 sì. Okay. Entità. Sì, cramming. Come vedi, infatti, sì, ho costruito proprio varie farm per proprio per far capire ai giocatori che ci sono vari meccanismi per creare. Esatto, sì. Con stoccaggio. Okay. Vabbè, qui c'è sì, giusto, la farm di legno che però è un po' buggata, non so perché. Forse nella nuova versione. Praticamente se ti posizioni lì con l'albero in mano, te lo piazza automaticamente, cresce. Se blocchi, se rompi il blocco all'altezza dell'observer, ti trascina tutto quanto in fondo e poi va avanti piano piano. Vai, è perfetto, è cresciuto. Adesso guarda, io rompo questo. Lo trascina, appena piazzi un altro blocco, piano okay, piano vengono spostati. Sì, sì. Bene, qui c'è la farm, vabbè, di conigli, e che funziona soltanto con l'acqua, poi aspetti che cresce e la uccidi con la spada, molto barbaro. Sì. Farm di lana semi-automatica. Esatto, sì, perché comunque devi raccoglierla tu. Poi con la nuova versione si può creare anche automatica la farm. Ok, ma com'è che cosa? Vai. Praticamente tu devi attivare prima l'acqua, che si trova qui il pulsante, le pecore cominciano a saltare tutte quante. Ah, ok, tu poi vai con le cesoie a rompere. Raccogli tutte le varie lane che ti vengono smistate direttamente dentro quelle sotto casse. Sotto nel meccanismo. Dietro. Esatto, sì. Ok, ok. E qua si vede proprio il sistema, c'è l'elevatore proprio ad aria, non so se lo conosci. Aspetta, quello con il vetro. Ah, sì, ok, sì. Passa attraverso il blocco e viene qua tutto il sistema di smistamento. Bello. Bello, e si la lana bianca in fondo. Lana. Sì, infatti anche dietro che si vede è molto bello. Poi qui c'è la farm di pesca che ho fatto un piccolo errore, ho lasciato il blocco chiuso, in realtà si dovrebbe mettere un blocco aperto. Sì, vabbè, per si aumenta l'efficienza, Sanpei, sì. Ok. Sì. Va bene, poi qui ci sono i cavalli che si possono prendere per uscire fuori, perché ti ricordi dove eravamo prima? Sì. E c'era l'ingresso 3 che ok. Ti... Sì. Ok, e si esce da qua. E c'è il famoso pulsante che tu premi e si apre il circuito 3x3. Ok, che era l'uscita. Sì. Ok, caso, bello. Una vacanza, torni. Parcheggi. Bello. Anche tutto dettagliato con gli or qua, la cascata. Di qua sì, c'è sì. Poi dopo farm vedrai. Di funghi, ok. Con lo smistamento automatico. Sì, ok. Praticamente è qui lo smistamento dei funghi. Perfetto, gli altri vengono portati qua, ok. Esatto, sì. Sì. E di qua invece c'è la farm di cacao.
che purtroppo non si possono piantare automaticamente, però per la raccolta basta premere questo pulsante che, esatto, solo alcuni vengono droppati qua, ma sono quelli più vicini. Sì, 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 il resto viene messo là, bello. E abbiamo finito la zona farm. Bello, molto molto bello qua il circuito, anzi per vedere il circuito sotto. Ok, sì, sì. Tutte le farm fatte molto molto bene. Ah, qua c'è una zona anche verde col vetro per vedere fuori. Esatto, bello. Sì. Questa in realtà prima avevo creato un iron farm, solo che non funzionava e allora ho deciso di crearci questo. Ok, bello, mi piace tutta questa zona sotterranea, bello, perché è tutta decorata con alberi così. Sì, molto sì, tra bello. Poco vedrai proprio tutta una zona scavata a mano, quindi con la TNT senza usare altri programmi. Poi come vedi qua ci sono le teste con il codice, come se ogni ingresso devi inserire un codice per passare. Ah sì, tipo tastierino, ok, ok. Esatto. Bene, passando qui all'interno della casa possiamo entrare nella casa. Ovviamente c'è il solito campanello che se uno rimane fuori casa con la porta chiusa suona. Ok, può prendere di nuovo. Perfetto, qua entra dalla casa. Esatto. Bellissimo. Qua c'è la cucina. Ok. Con la lampada, guarda la lampada fatta con... Sì, 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 molto bella con la testa. Esatto, sì. E qua c'è una cucina con una cottura automatica e vabbè, sia di cibo che ovviamente minerali. Okay, qua c'è il frigorifero automatico che basta premere questo pulsante che ti viene lasciato qualunque cibo. Ok, sì. E basta che premi più volte, ti droppa ogni volta cose diverse. Poi qui c'è un fantastico camino che premendo compare direttamente il camino. Bello. Disattivando il camino è spento, sì. Mi piace un sacco. Premendo centrale? No, no, premendo la leva che si trova qua in alto a sinistra. Ah, ok, non l'ho visto, ok, 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 ok. Molto bello questo camino qua così. Perché sembra come se fosse tutto chiuso in vetro. Esatto. E poi c'è questo taglio qua che mi piace, bello. Sì. Poi qui ci sono delle lampade particolari che ho messo un sacco di tempo per farlo con gli armor stand. Ah, ok, sono armor stand che sono in alto, ok. Esatto, sì. Sono bellissimo, bloccati praticamente, sì, sulle teste. Molto bello. Allora, bene, qui c'è il salotto dove non c'è niente, praticamente c'è la PlayStation. Un mega televisore, una Switch. Dipende personale. Bene, qui invece c'è un ascensore. Come vedi adesso l'ascensore non c'è perché si trova al piano superiore. Ok. In questo caso, perché io sono uscito dalla finestra, premendo questo pulsante l'ascensore viene chiamato e ok, scende. Perfetto, scende l'ascensore, questo sì. Vai, prendilo. Andiamo su. Perfetto. Ok. Adesso tu lo puoi richiamare giù, giusto? Esatto, sì. Adesso io sono sopra con te, quindi... Ah, ok. Aspetta che lo richiamo giù. E voglio vedere sopra. Sì. Andrà giù, spari. Ah, si chiudono anche le porte, bello. Esatto. Bello, sì. Bello. Infatti mi piace un sacco. È la cosa proprio di cui vado più fiero. Molto, molto bello. È stato... Sì, se vedi il meccanismo è davvero complicato. Cioè, sì, sì, l'avevo fatto una volta un ascensore del genere. Era... Sì, perché devi portare sia il segnale dall'alto che dal basso. Devo fare entrambe le cose da entrambi i punti. Sì, molto, questo molto bello. Purtroppo poi puoi farlo soltanto a due piani, quindi... sì, esatto. Piano. Se questo va che spinge, sì. Esatto. Qui c'è un piccolo studio dove c'è lo schermo fatto con un banner. Bello. C'è una stampa. No, lo schermo e cose si può fare anche tipo senza le teste, molto molto bello questo, esatto, col banner, sì, sì. Mi piace. E ancora adesso un'altra. Qui c'è il bagno, sì, con un'altra testa che rappresenta la carta igienica questa volta. Sì, c'era anche sotto, l'avevo vista, molto bella, c'era anche nel bagno di sotto. No, mi sa era nel bagno dello yacht, penso. Forse dello yacht, sì. Sì. Qua la vasca. Vedi, qui c'è il pulsante che tu puoi premere e attivare l'acqua della doccia. Giusto una piccola cosa per aggiungere anche un meccanismo bello. Qui dentro. Bello, bello. Poi di qui c'è la camera da letto, dove ovviamente puoi dormire, quindi è proprio la vera camera da letto, con un piccolo armadietto. Poi qui fuori c'è la zona relax, dove c'è il caffè con i piatti. Qui ci sono un po' all'aperto, diciamo, con la parte aperta, esatto. Bello. E sopra c'è la parte molto più rilassante, dove c'è la vasca idromassaggio. Ok. E proprio se ci entri le bolle aumentano praticamente. Adesso io le particelle le ho disattivate, quindi... Sì, 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 sì. E bene, la casa è finita. Adesso c'è un altro piano segreto. Vai. Che mi segui nel salotto. Sì. Adesso tu, mettendoti su questo blocco rosso che può essere tranquillamente sostituito con un blocco del pavimento. Premo il tasto e vado giù. Ok. Adesso arrivo anche io se riesco. Perfetto. Ottimo. Vabbè, come vedi qua c'è il kit medico nel caso in cui ti fai male, puoi curarti. Se, se cadi ti fai male, tipo... Come esatto. Le... Ok. Sì, qui c'è un dispenser per le armature. Dov'è? Qua a sinistra.
Okay. Illuminare di più. Ok, questo è un... Ah, ok, dispenser. Che switcha? O è fisso? Sì. Ah, ok, si switcha, no, perfetto. Poi, solamente con tre armature. Qua c'è risali da qua praticamente. Mm-hmm. Qua, questo qua, sì, prendi, perfetto. Lo metto in mezzo e compaiono le librerie. Esatto, perfetto, sì. Bellissimo. E appena lo tolgo, presumo, vengono tolte. Sì. Ok. Sì, si riabbassa. Sì, sì, sì. Esatto. Forse fa fatto col bad ancora. Sì. Stanza semiautomatica pozioni. Ok, bello, con i tasti da premere. Ovviamente per non farla troppo grande ho deciso di fare questa, così tu ti scegli la pozione che vuoi. Se sai gli ingredienti puoi farla. Come vedi la stanza qui dentro è viola, perché proprio rappresenta il veleno, le pozioni, è molto... Sì, mi piacciono anche queste lampade qua con il pannello che fa il più sotto la lampada di... Sì, sì, mi piace anche a me. E bene, qui c'è un'altra porta, che è una porta spirale. Ok, bellissima questa stanza. Tutta in... Bene, adesso fallo tu, premi quel pulsante là in fondo. E dove comparirà? Eccolo qua. Immaginavo un portale. Sì. E non, che non è presente nessuna base. Ah, ok. Sì, volevo fare la farm d'oro, ma ancora non ho avuto modo di farla. Qua c'è una cassa, come vedi. Perché qui giù c'è una farm di Netherworld. Esatto, sì. Che ovviamente non è automatica, è semi-automatica, perché tu poi dovrai ripiantarle, quindi... Qui ho usato invece un sistema d'acqua. Bolle, bellissimo. C'è un dropper che butta tutti quanti i drop. Mi piace il fatto che si vedono proprio gli item sparati così velocemente. Sì, sì, è bellissimo. Che arrivano qua in alto, presumo. Eccoli qua, perfetto. Esatto, sì. Adesso vedrai l'ultima zona, quindi siamo quasi giunti al termine di questo tour. Se tu ti posizioni su questo blocco qui, ovviamente puoi farlo anche da solo. Vedi, io premo questo pulsante qua in fondo, ti raggiungo. Sì. E cadiamo insieme. Ok. Oh. Poi si richiude in automatico sopra. Gigantesca questa zona. Questa zona è scavata interamente a mano. Era tutto piena di pietra, quindi c'è davvero tanto lavoro. Oh mio Dio, continua anche di qua. Esatto, sì. Wow, cioè questa è gigantesca e super dettagliata. Bellissima. Molto molto bella. Vedi, cioè, ti vedo questi... sì. Sì, sono un po' in giro perché sto esplorando già tutto. Sì, sì. Allora, per di qua c'è il famoso smistamento. Okay. Dove arrivano tutti gli item. Qui ci sono i silos. I silos con la... ok, con il riempimento. Esatto. E ogni volta che si riempie una cassa si accende una luce. Sì. Non c'è una fornace automatica purtroppo, ma volevo farla, ma non sapevo quanto tempo avrei messo, quindi una farm di cetrioli. Okay. E però se prendi quelle cesoie che sono qui all'ingresso puoi anche farmare l'erba acquatica. L'erba, okay. Sì, esatto. Bene, qui c'è una cascata, se vuoi entrare tu troverai una cassa, c'è un libro che puoi prendere ma non dovrai leggere. Ok. Nel caso lo leggerai quando io ti saluterò. Va bene. Rimarrai da solo a leggerlo. Ok. Ok, sì, poi qui c'è una farm di tartarughe. Ok, dall'altra parte. Di cucci di tartarughe. Sì. Praticamente io queste tartarughe le ho fatte schiudere proprio dentro questa stanza. Ok. Ah, qua sotto ci sono... Esatto, se vai in... Ah, ok, il Minecraft è fermo però, sì, comunque sì, ho capito. Sì, basta riavviarlo, sì, praticamente questo gira per tutto quanto questo piazzale, esatto. E quando si schiude nuovo... Ok, ok. Invece da questa parte c'è una farm di alghe. Ok, sì. Andando avanti vedrai una farm che ti sarà molto familiare, ovviamente non sotto questo aspetto, ma ti basta vedere la forma della rotaia. Ok, sì, va bene. Che poi ho rifatto nella red un po' diversa, senza la rotaia. Sì, 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 molto lunga, sì, sì. Però non avevo tutto quello spazio, quindi... No, bella, bella. Niente, c'è soltanto questo pulsante che se ti vuoi mettere su questo, questo blocco rosso e premere il pulsante, guarda verso l'alto. Ok. Bene, se ti riesci a teletrasportare da me. Sì. Ok, perfetto. Adesso tornando indietro, diciamo che adesso il tour praticamente è finito, però voglio farti vedere l'ultima cosa. Vai. Qui. Ovviamente andando in questa porta, porta dove eri prima, poi c'è questo ascensore qui che non ti ho fatto usare, e se tu lo prendi... Torni, ok. Ah, in mezzo ad una porta. Che era uscita stanza sotterranea. Ok, ok. Sì. Tour finito, mappa grandissima. Quanto tempo sei impiegato a farla? Cioè, quanto... Allora, sono sincero, questa mappa ha 2 anni di vita. Ah, quindi ti parlo della versione 1.12. Si vede che sono tanti meccanismi e tanto tanto grande. Sì, è stata creata nell'1.12, poi nell'1.13 ho visto che i meccanismi funzionavano ancora, quindi l'ho ampliato, ho aggiunto le altre farm. Ok. E per crearla un po' di mesi in creativa.
Ok. Bello, bello, molto molto bella e molti meccanismi nascosti tra di loro, piccole cose, molto dettagliata, sì, esteticamente sì, curata, mi piace. Se vai in modalità spettatore puoi vedere proprio la compattezza dei circuiti che alcuni sì, sì, infatti sono io, proprio... man mano tu li spiegavi io andavo giù già a vederli e veramente... A un muro di distanza si trovano alcuni proprio vicinissimi, infatti sì, per questo guardando. Non ho potuto ampliarli. Fantastico, fantastico, veramente molto molto bella, complimenti. Grazie. Ok, la costruzione e l'impegno che c'è stato si nota tantissimo, veramente complimenti ancora ad Endro. Niente, direi che questo tour del mondo dell'iscritto posso concluderlo qua. Se avete anche voi delle mappe scrivetemele, cioè ditemi nei commenti, scrivetemi su Telegram per email, dove volete, e appena ho un po' di tempo riesco sempre, cerco sempre di portare avanti questa serie qua del mondo dell'iscritto che ho iniziato mi sa un paio d'anni fa, ma non so se avete visto, ho portato forse solo un paio di mappe ancora o sono andato nei server degli iscritti a volte, e però ogni tanto mi piace riportare questa serie qua. Quindi ringraziando ancora Dodo Endro per la sua grandissima avventura e la casa Redstone. Grazie. Chiudiamo qua questo video, ci vediamo alla prossima. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto, io come sempre sono Suri e ciao a tutti! Ciao ciao!